Salve signora, qui è l'Iusi, la Che zia. conta mi usa per la luce e il gas? Pronto? Questa qua l'ha già fatta. Cioè, ma qua metto giù il telefono, aprivo e so gentilmente leggere il numero della polizia. L'Iusi ASMR. Tutto bene, va bene, bene. No, io sono andata a mangiare sushi ieri sera. Sì, con la mia amica. E te, col tipo, come è andata? Bene. Ah, bene, dai, sono contenta che ti sia andata bene, dai. Allora, dai, oggi. Stasera vado a ballare, sì, stasera si calma, vado a ballare, sì. Allora, oggi è un'altra bella giornata, visto che ieri è andata a malaccio, vediamo oggi come va. Come? Ah, un attimo che accendo il computer. Sì, oh, ah. È arrivata una mail per i dipendenti. Ah, ok. Adesso la leggo, dai. Ah, una novità. Per spronarci. Va. Aspetta che la leggiamo, va. Sono i gentili dipendenti che per quanto riguarda le persone che non sono state convinte abbastanza ad avviare contratti con la nostra compagnia, invitiamo a spronarli i nostri dipendenti con un incentivo in busta paga del 30% ogni fine mese. Buono, facendo almeno un contratto al giorno. Ah, bene, dai. Sì, perché anche ieri non abbiamo fatto niente. Le persone rispondono al telefono, ma dopo mettono giù, continuano a mettere giù. Beh, dai, vedremo, dai, che convincerli, dai. Speriamo, dai, che oggi vada tutto bene. Sì, perché va. Non è possibile una cosa del genere. Allora, ecco qua. Microfono. Allora, io inizio il mio lavoro, dai. Ok. Va bene, dai, cominciamo con la prima chiamata, vediamo un attimo. Cosa non funziona? Sì, pronto? Ah? Pronto signora? Salve, io volevo invitarla a fare un contratto con la nostra agenzia. Come, scusi? Sì, io le volevo chiedere che compagnia usa lei di gas e luce. Ha appena cambiato compagnia. Capisco. Va bene, dai. Se dovesse aver bisogno, noi ci siamo. Comunque, e Rifiusi Energia si chiama la nostra compagnia. Va bene, grazie signora, grazie. Questa qua l'ha già fatta.
Vediamo. Vabbè. Vediamo questa. Proviamo. Pronto, signora? Salve, volevo chiederle una cosa. E lei che compagnia usa per la luce e il gas? Pronto? Ha messo giù. Dai, non si può andare avanti tutto il giorno così. Mamma mia, questo lavoro è uno stress, ragazzi. Cioè, voi ragazzi che mi dite? È uno stress questo lavoro, non si può andare avanti così. Sì, salve signora, qui è Rifiuti Energia. Mi può gentilmente leggere il numero della bolletta? Come? Ma come chi gli ha dato il mio nome? Allora, signora, noi abbiamo un server, ok? Noi abbiamo un server che... Beh, ho capito, sì, anche i cellulari, sì, abbiamo un server, siamo autorizzati a chiamarla, ok? Come ci fa una segnalazione, signora? Noi abbiamo un server qua sul nostro computer, signora, e siamo autorizzati a chiamarvi per proporvi le nostre cose, insomma, le nostre promozioni. Comunque, se lei mi legge il numero della bolletta, signora, le faccio vedere, le illustro le promozioni che abbiamo. No. Va bene, arrivederci. Anche oggi questa giornata è partita malissimo. È partita malissimo. Il server, server. Sì, mi ha chiesto. E chi gli ha dato il mio numero? Ma io non so. Non ci lasciano lavorare in pace, ma prendiamo di quelle offese, guarda. Pronto, salve signora. Volevo chiederle che compagnia usa per la luce e il gas. Noi siamo a Rifiuti Energia. Volevamo proporle delle fantastiche vantaggi, visto che siamo a Natale, abbiamo degli sconti per i nuovi clienti se passate alla nostra compagnia. Ah, non interessa? Ah, si trova. Ma lei con che compagnia è? Mi scusi. Ah, ho capito. E si trova bene. Ma sai che adesso le bollette sono aumentate, noi abbiamo degli sconti ulteriori che possiamo applicarle in più per aiutarla con l'inverno, con il freddo che sta arrivando e tutto quanto. E hai capito com'è, signora? Come da pazzi. Cioè, ma qua metto giù il telefono a priori. Se tu gli dici una cosa, gli proponi una cosa, gli dici che hai degli sconti, e guarda qua, ti mettono giù il telefono in continuazione. Ma non è possibile. Salve, salve, qui è Rifiuti Energia. Robi da matti, cioè, ma neanche il tempo di dire chi sono, che mettono giù subito il telefono. Ma non è possibile una cosa del genere. Andiamo a fare un altro, coraggio. Sì, salve signora, salve. Ah, la bolletta portata di mano, quella della luce. Sì, mi legga gli ultimi numerini in alto a sinistra. Grazie.
Come perché li deve leggere? Perché in base al suo contratto posso proporre degli sconti personalizzati, soprattutto qua per le feste di Natale, per i nuovi clienti. Abbiamo delle tariffe aggiornate, per far fronte alla crisi, energetica che abbiamo, alla crisi del gas, agli aumenti. Abbiamo queste proposte. E quindi se gentilmente mi leggi i numerini senza lettere in alto a sinistra della bolletta, mi farebbe un grande favore. Ma perché, signora? No, abbiamo degli sconti vantaggiosi. Come non le interessa? Ma perché? Ma quanto ha speso questo mese lei di bolletta? No, così per sapere. Mi dica un attimo le sue spese. Ecco, noi le proponiamo uno sconto del 40%. Sì, certo, signora. Allora mi vuole dire i dati? No, non me li vuole dare. Si è decisa? Ok, va bene, dai. Allora mi dica, signora, mi dica. Sì, 7, 7, 5, 3. Ok, bene, signora, benissimo. Mi resta un attimo in linea. Questa la frego io adesso. Mi ha dato il numero della sua bolletta. Adesso rinnesco il contratto e siamo a posto. Ah, deve schiacciare. Ma deve schiacciare. Speriamo che lo schiacci il bottone. Allora, dai. Allora, signora, io vedo qua che la sua bolletta è più grande del solito. È più alta del solito, quindi noi le applichiamo subito lo sconto del 40% e lei mi deve premere il bottone 1 del suo telefonino, deve schiacciare 1. Sì, è in viva voce. Mi schiacci il pulsante 1? L'ha schiacciato? Bene, grazie signora, grazie. Arrivederci. Sì, ce l'ho fatta. Sì. Ma ascolta, sì, sono riuscita a fargli il contratto, cioè gli ho messo il coso e lo passa subito al nostro contratto. Sì. Ma come? Come devo andare a vedere di qua? Ma come devo andare a vedere se si è attivato? Ma come hanno cambiato le disposizioni? Aspetta che vado a vedere. Non ha schiacciato il tasto. E come no? Guarda! Non c'è scritto attivo. Mi ha preso per il culo. Mi ha preso in cima. Ci sono anche quelli. Sì che ci sono. Niente, pensavo di aver preso l'aumento invece. Per oggi, comunque dai, andiamo avanti, dai, vediamo se siamo più fortunati. Allora, andiamo fuori da sta pagina. Ma no, questo giro, io lo faccio schiacciare. No, ma era anche giovane, dai. Dovrei beccare una signora un po' più avanti con l'età.
così magari riuscirei a fare qualcosa meglio. Dai, andiamo, vediamo questo. Salve, pronto. Salve, qui è Rivius Energia. Vuole sapere le nostre tariffe per il Natale? Sì? È interessata? E io le faccio la proposta del 40% di sconto sulla bolletta. Se lei mi dice con che compagnia è adesso, le posso fare un calcolo su le rispettive del contratto vecchio e quello nuovo. Sì, signora, mi vuole dire quanto è la bolletta di questo mese? Ok, le faccio subito il calcolo. Guardi, signora, lei risparmierebbe il 40%. Sì, glielo dico, lei risparmia tantissimo, il 40% è quasi la metà. Quindi su 150 euro me ne viene a pagare sui 60, e quindi capisce che è una spesa che risparmia tantissimo, signora. Ma allora, funziona così, che lei mi dovrebbe dare il numero della bolletta che c'è scritto in alto a sinistra, ok? Senza le lettere, solo i numerini. E poi noi facciamo tutto con quel numerino e la passiamo direttamente al nostro operatore. Ma naturalmente noi possiamo anche fornire un numero dell'assistenza, così se ha bisogno, e anche un numero per... Ci abbiamo anche l'applicazione che può dare l'autolettura, giustamente. E poi se ha dei problemi con l'autolettura, c'è anche il numero dell'assistenza che è attivo 24 ore su 24. Ah, ci deve pensare. Va bene, allora noi, signora, siamo qui a sua completa disposizione. La ringrazio per la sua gentilezza e le auguro una buona giornata. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Dai, almeno qualche persona corretta c'è ogni tanto, Carla, perché guarda, ci sono anche delle persone maleducate. Vediamo questo. Salve, salve, signore, qui è Rivius Energia. Volevamo chiederle e proporle le nostre tariffe per il Natale, quindi prego. Signora, io non l'ho offesa intanto, ok? Io non l'ho offesa, gli ho proposto come non le interessa. Ho capito, ma mi lasci parlare. Noi le volevamo, ma come scusi? Allora, intanto, signora, non deve offendere nessuno, perché io non ho offeso nessuno. Noi siamo qua per lavorare, ok? Io le ho solo detto che le volevamo offrire una tariffa migliore, con lo sconto del 40%. Signora, lei la deve smettere di offendere. Ma perché mi offende? Continua. Niente, questa qua mi ha offeso un altro, ma ne avete di tutti i colori. Cioè, qua la gente è impazzita ultimamente, è nervosa, è una cosa impressionante, cioè è impazzita, la gente non sa più cosa, ma non lo so, è impazzita proprio, la gente non sa più, non sa più ascoltare le persone, ma. Salve, signora. Qui è Rivius Energia, mi puoi leggere gentilmente gli ultimi numeretti in alto a sinistra della sua bolletta? E come, perché, signora? Perché le proponiamo delle nuovi sconti sulla sua bolletta. Sì,
sì, e facciamo uno sconto del 40%. Come, a cosa serve meglio? Come non mi vuol dare i numeri? Ma signora, ma se lei non mi dà i numeri, noi non possiamo vedere quanto spende al mese e quindi non possiamo fare il calcolo. Come la freghiamo? Come un imbroglio? Ma no, signora, assolutamente non è un imbroglio. Noi con i numeri riusciamo a vedere cosa consuma e facciamo il calcolo. Ah, non me lo vuole dare? Ma comunque io le volevo proporre il 40% sul sconto della bolletta, visto che adesso il prezzo del gas e dell'energia sono aumentati. Ah, non gli interessa. È già posto così. Ma una curiosità, ma quanto spende di gas al mese? Come non accende il gas? Ah, ho capito, vai in una situazione di criogenesi. Così si mantiene fresca e giovane. E questa è buona, eh? Va bene, dai. Arrivederci, signora, arrivederci. Anche la criogenesi, cioè, ragazzi, cioè, dove stiamo andando qua? Cioè, invece di consumare il gas, questa va in criogenesi. E non usa il gas. Addirittura, zio. Dai, dai, aspetta che guardo questo. Pronto, signora? Buongiorno. Qui è Rifiuti Energia. Volevamo proporle uno sconto del 40% sulla sua bolletta. Lei che compagnia usa, signora? Ok. Ah. Ok. Ah, che lei non usa il gas. Beh, come fa a scaldarsi, signora? Cosa? Come? Si mette la tuta da sci in casa? Ah. Ah, beh, no, io non gli ho detto niente. Io le volevo proporre uno sconto del 40%. Beh, quindi lei, se mi dà i numeretti che sono in alto a sinistra sulla bolletta, senza le lettere, lei, io le faccio il calcolo. No. Basta così, lei. Ho capito. Ah. Ok. Mi ha messo giù, cioè, addirittura questa calla. Mi ha detto che si mette la tuta da sci in casa per stare al caldo. Mi ha detto che è come avesse 30 gradi in casa. Ma la gente qua sì. Ma non vedo fatti. Cioè, ma io mi chiedo. La gente è diventata pazza pur di risparmiare. No, dai, ha ragione, insomma, se non ce la fa arrivare a fine mese, però anche a stare al freddo così, però dai, adesso ci devo provare anch'io, con la tuta da sci, magari dicela, è vero, cioè, resti a caldo, ma se ragazzi, oggi è una giornata, guarda, ma se... Mi puoi leggere gentilmente gli ultimi numeretti della bolletta, quelli su in alto a sinistra, senza le lettere, grazie? Come, perché? Perché facciamo il calcolo di quanto spenderebbe con noi e quanto lei già spende. Anche lei? Ma no, signora. Signora, no, assolutamente non è una fregatura, signora. È per vedere quanto lei spende. Come chiamiamo? Come siamo dei disturbatori? Ah, siamo dei disturbatori. No, allora, noi siamo qua per lavoro,
siamo pagati anche poco, ok? Siamo qua tutto il giorno a dare servizio a voi e quindi non mi dica che siamo disturbatori, noi siamo qua a dare del servizio a voi, hai capito come? Ho capito, signora, ho capito? Noi siamo qua a dare del servizio a voi, ok? Quindi mi dia gentilmente il numero della bolletta, i numeri. Sì, sono 6 numeri, signora, quelli vicino alle 2 lettere in alto a sinistra. Ma no, signora, ma non è una fregatura, ma no, signora, ma... Ma no, ma anche questa, cioè, mamma. Dai, cioè, io oggi sono sfigata, io oggi sono sfigata, cioè non riesco a fare un contratto, cioè, adesso vediamo. Pronto? Salve signora, salve, qui è Rifiuti Energia che le parla. Lei che compagnia usa del luce gas? Ok, mi vuole dire gentilmente quanto spende al mese? Beh, un po' tanto, Allora, un attimo solo, mi rimanga in linea. Signora, mi scusi per l'attesa. Allora, mi diceva che con l'energia il gas è un po' tantino, vedo qua dal grafico qua che la sua compagnia è cresciuta di molto per affrontare anche la crisi. Allora, sì, a lei piacerebbe avere uno sconto ulteriore in bolletta? Ok, allora io le propongo uno sconto del 40% sulla sua bolletta. Quindi se gentilmente mi può dare i numeretti che trova scritti in alto a sinistra, sì, vicino alle 2 lettere, esatto signora, mi lo legga, sì, mi faccia lo spelling. Sì signora, noi adesso le guardiamo e confrontiamo il contratto, ok? E vediamo che sconto possiamo fare, ok? 9, sì, 5, 2, 4, 9, 0, ok? Allora, vedo che si chiama Arianna Rossi, è il suo nome corretto? Mi dice per cortesia la data di nascita? Ok, nata in Puglia, ok, sì, ho tutti i suoi dati signora, vedo proprio che la bolletta sua... era un po' aumentata, ma io le propongo lo sconto del 40% e passerà automaticamente, cioè praticamente lo sconto le verrà subito messo sulla sua bolletta. No, non si preoccupi signora, no, non cambia niente, no, la bolletta rimane quella. No, non si deve preoccupare, signora. Assolutamente la bolletta rimane. Sì, sempre con quella compagnia. Sì, signora, sì. Oh, ma certo. Allora, lei mi deve fare solo. Le chiedo una cortesia.
è in viva voce, bravissima, è molto tecnologica, sebbene abbia la sua età, le faccio i miei complimenti. Allora, lei adesso mi va nella tastiera e mi clicca il tasto 1, ok? Ok, mi rimanga, ok, in attesa un solo secondo. Controllo. Perfetto. Ok, mi ridia il numero del codice cliente. Sì. Ok. 90. Perfetto, signora. Allora, lo sconto è stato attivato. Io la ringrazio e se ha bisogno le mandiamo un messaggino sul telefonino da cui sta chiamando, la stiamo chiamando, con i numeri dell'assistenza. E comunque abbiamo anche l'applicazione se la vuole scaricare, ok? Mm-hmm. No, ma non si preoccupi, signora. Non le arriverà a casa la bolletta aggiornata, certo? Sì, sempre con la sua compagnia, certo, signora, non si preoccupi. Arrivederci, arrivederci. Oh, oddio, Galla, sono riuscita a fregarla, sono riuscita a fregarla. Sì, no, dai, allora, ci sono riuscita. Ce l'ho fatta e no, il contratto, sì, perché allora la nuova disposizione è questa qua. Praticamente quando lei schiaccia il numero 1 devi attendere 2 minuti e andare, vedi, su questa sezione qua, ecco, che dove ti dice, vedi, ti dice di rimettergli il codice cliente anche su questa schermata qua, per quello prima mi era andata. Ma adesso non mi fregano più, però dai, oggi ce l'ho fatta, dai, quindi la promozione è in arrivo, sì! Quindi dai, andiamo avanti, dai, che sì! Sì, io troppo vado in pausa, vado a pranzo, sì. Va bene, intanto sistemo qua, definisco le condizioni del contratto. Sono contentissima.